Dicevo, siccome a me non piace tanto usare i dadi, ma per carità, sono molto comodi, semplici, mi è capitato di usarli, eccetera. Però finché ho ancora un pochino di tempo a mia disposizione, diciamo che l'abbiamo creato, me lo sono creato. Cosa ho fatto? Una riduzione, ovviamente, di sale, spezie, verdure e sapori, ma ieri sera, e lo congelate dentro il famoso portaghiaccio quadretti, non vi credete che sono la maga del cucino, oh per carità, no 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 no, però l'ho scongelato stamattina perché dà più sapore così, solo che metterci sale, soprattutto finocchio che fa molta acqua. L'ho sbriciolato. Questo è il mio dado fatto in casa. Io spero di, insomma, farvi riflettere su alcune cose, poi per la carità, c'è chi dice non posso fare i nomi, sono scelte personali. Ok, dai, va bene, dai, così va bene. Cosa dite? Sì, va bene, va bene. No, perché fa più in fretta a cucinare. Ok, allora ho qui la mia bellissima piastra induzione. Accendiamo, abbassiamo magari un po', 220 è troppo. Ah, non ce l'ho su. Scusate, la prima volta che la uso. Un goccino d'olio. Se non mi si infonde, 200 mi sembra un po' troppo. Io farei un 80 per cominciare. L'olio si scalda. Qui dentro c'è dell'acqua ultra bollente. Diamogli tempo. Ci siamo già. 80 gradi si direi che va bene, perché all'induzione, se no fuoco e fiammelle, sapete regolarvi benissimo da soli. Ok, eppure io non mi lascio, scusate, perché è proprio bella questa barbetta di finocchio, è un peccato proprio non utilizzarla. E ce la teniamo da parte, ok? Voilà. Poi ho messo in questo bicchiere del vino bianco fermo. Sì, con le verdure soprattutto. Vino bianco va bene perché le ammorbidisce, inserisco intanto, le insaporisce. Gli dà quell'umidità giusta e quel profumo giusto, perché tanto l'alcol evapora, quindi si può fare anche con i bambini piccoli. Regia, regia! Mi sono dimenticata il mestolo, la Tiabi! Regia!